commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. RM, produzione di infissi, porte interne e blindati. Visita il nostro showroom in via Manzoni 30, a Foggia. Oppure visita il nostro sito per scoprire prodotti e servizi. www.rmlegno.it. I migliori marchi al miglior prezzo li trovi solo dall'Aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, 2 linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Si chiude la stagione regolare del Foggia e si chiude nel migliore dei modi allo Zaccheria contro una delle big di questo girone. L'Avellino di Carmine Gautieri finisce 2-0. Vittoria meritata, legittima degli uomini di Zdenek Zeman in virtù di una supremazia che è stata indiscussa per tutti i 90 minuti. Segnano Merola e Curcio, anche se l'Avellino per oltre un'ora giocherà in inferiorità numerica, ma questo assolutamente non inficia il risultato finale. 7° posto blindato, il Foggia fa meglio della scorsa stagione e adesso si prepara l'1 maggio prossimo ad affrontare nel primo turno dei playoff allo Zaccheria la bestia nera Turris. Sigla. Eccoci qui, ben ritrovati, puntuale con l'appuntamento con novantesimo rossonero, l'immediato post gara dei rossoneri. Dunque cala il sipario sulla regular season dei rossoneri e si chiude nel migliore dei modi la stagione della formazione di Zdenek Zeman, che allo Zaccheria questo pomeriggio ha piegato in maniera netta e rotonda con un secco 2-0 l'Avellino di Carmine Gautieri. Era importante per i rossoneri concludere con una vittoria dopo la restituzione dei 2 punti che davano la possibilità concreta di timbrare anche il 7° posto. Il Foggia questa occasione non se l'è fatta sfuggire, immaginiamo che sarà particolarmente contento il presidente Canonico, che da questa sera ha la certezza, insomma, che il Foggia di Zeman è riuscito a fare meglio di quello della scorsa stagione. Foggia che adesso dunque accede da 7ª, come dicevamo, ai playoff,
e che si prepara domenica prossima allo Zaccaria ad affrontare la Turris. Parleremo di questi ultimi 90 minuti della stagione del Foggia nella regular season con i nostri ospiti. Come sempre siamo in diretta sulla web TV di Mitico Channel, la web TV della gente, la web TV dei tifosi. Fra un po' ci sarà modo, spazio e tempo anche per interagire con voi, vedrete apparire il numero di telefono per i vostri interventi telefonici, ma intervenite anche attraverso Facebook e WhatsApp. Io nel frattempo vado a salutare gli amici con i quali staremo insieme nei prossimi 80 minuti circa, a cominciare, e questo mi fa particolarmente piacere ritrovarlo in studio, al mio amico Oscar Buonamano. Ciao Oscar! Ciao Pino, buonasera a tutti! Ecco, ho saputo una bella cosa: come è finita la partita, pare che Canonico in sala stampa abbia inaugurato la conferenza stampa dicendo Buonamano sempre ospite fisso lo Zaccaria, perché quando c'è lui il Foggia vince, vince bene e soprattutto apre il cuore alla speranza. Mi ero preso una partita di pausa contro il Catanzaro, poi avete fatto, avete fatto il 48, quindi sono dovuto tornare di corsa, per cui scherzi a parte, è stata una partita per certi versi surreale, sembrava di giocare... Mi ricordo quando ero ragazzo andavo a giocare alla FIGC, senza pubblico, senza tifo, non si è abituati a seguire il Foggia senza la cornice di pubblico importante. È stata una partita molto semplice, quindi l'Avellino è stato nettamente inferiore al Foggia al di là dell'espulsione, diciamo, e che quindi in qualche modo ha rifatto un po' il verso alla partita contro il Catanzaro. Certo. Adesso mi toccherà venire tutte le partite, diciamo, un sacrificio che faccio molto volentieri. Vabbè, ti tocca. Certo, ti tocca. Lo faccio molto volentieri. Lo farai assolutamente, immagino. Allora, fra un po' andremo a vedere come si è chiusa la stagione regolare da queste parti, anche con la classifica finale. Nel frattempo ci ha raggiunti anche Aristide Guerrasio, eccolo. Buonasera. Qui, buonasera, ben ritrovato, ciao caro. Ciao Oscar. Visto chi ti ho fatto trovare stasera? Oscar è un amico, tu lo sai, già. Quando lo vedo da Pescara già mi arricchisce la nostra. Sono molto contento di stare qua, Aristide, perché noi ci vediamo da parecchio, dal vivo. È vero, è vero. Questa sera sei bellissimo, vero. Sei quasi un confettino con questo rosa. Sorvoliamo su questi aspetti estedonistici, dannunziani. Che ti dona particolarmente. A proposito di Pescara. Dannunziani. Ti chiedo Aristide, vittoria più semplice del previsto, e quanto ha influito il fatto che comunque credo che i due allenatori, ovviamente guardando ai playoff, abbiano optato anche per una rivisitazione dell'undici di partenza? C'entra. Ha avuto la sua rilevanza, però come ha detto Oscar bisogna tenere presente la prima mezz'ora, dove siamo stati 11 contro 11, dopo obiettivamente, se è vero quello che abbiamo detto col Catanzaro deve essere vero anche dopo, quello che abbiamo visto con l'Avellino, e in 11 contro 11 non c'è stata partita, perché Foggia era più forte, stava meglio in campo, era più determinato. Ma direi anche più brillante sul piano fisico, perché sulle seconde palle arrivava era più brillante prima, no? Fisicamente, oggi iniziava ad essere a fare un po' caldo, questo è un aspetto da guardare in prospettiva, certo. E quindi io credo che la vittoria ci sia tutta, naturalmente ci mancherebbe altro, dovevamo vincere, era importante vincere, abbiamo vinto. Certo. Se è vero che rispetto a quello che si è detto venerdì scorso, la proprietà ha voluto considerare la partita di oggi uno spartiacque, io mi affido a quello che viene detto. Non faccio, poi i commenti li facciamo dopo, certo. Se è uno spartiacque tra un campionato buono e un campionato non buono, dobbiamo arrivare alla conclusione che il campionato è molto buono, perché ridando i punti, perché i punti che abbiamo fatto col Catania non è che non valgono in il una Foggia considerazione. Avrebbe fatto 60 punti, avrebbe fatto 60 punti e sarebbe arrivata, adesso io gli ultimi risultati non li adesso, conosco. Adesso li andiamo a vedere. Come minimo sesto, quinto. Sì, sesto, dovremmo ridare 6 punti anche al Perfetto. Monopoli. E allora sesto. Quindi questo significa che noi come stagione regolare siamo arrivati sesto. No, Aristide ha fatto
54 e 6,60 e 69 gol. 69 con gol. Una squadra che all'inizio del campionato non era in grado nemmeno di iscriversi al campionato, non per una questione economica, perché era una squadra scarsa, quindi, diciamo la verità. Quindi voglio dire, siamo davanti ad un risultato che ritengo, se abbiamo detto che sospendevamo tutti i giudizi, tu hai detto, e tu mi pare che hai detto quando ti sei collegato, quei 10 minuti che secondo me sono stati molto rilevanti, perché come spesso capita non è il tempo, è la qualità dell'intervento, e tu hai detto una cosa giusta dicendo attendiamo, si facevano tanti discorsi, ti ricordi quella sera? Per tanti motivi. Stiamo parlando evidentemente della puntata di Massimo, di Massimo Masico, che a un certo dove ci stesse seguendo, che salutiamo con affetto, sempre. Tu hai detto sospendiamo i giudici, sospendiamoli, però no. Mica sta scritto da qualche parte che Foggia non possa battere l'Avellino, ed è successo. Infatti. Che non solo che l'abbiamo battuto, ma l'abbiamo battuto anche normalmente. Bene, in maniera... Senza cose stranumanti. In maniera piuttosto normale. Agevole. Allora, volevate vedere quello che è successo in questa giornata? Così sì, andiamo molto. Anche, come dire, a cristallizzare in via definitiva questa che è la classifica definitiva di questo campionato. Andiamo, partiamo con i risultati a Bari. Passa il Palermo 2-0, questa è una vittoria importantissima per la formazione di Baldini, che così riesce a scavalcare in volata anche l'Avellino e si aggiudica il terzo posto. Capobasso e Potenza si dividono la posta in palio, finisce 1-1, Foggia-Avellino 2-0. Juve Stabia batte Virtus Francavilla 4-0, Monopoli batte Andria 2-1, a Monterosi, vedete, Latina batte Monterosi 1-0, dunque anche in caso di sconfitta il Foggia oggi avrebbe comunque raggiunto il settimo posto. AZ Picerno Taranto 2-2, Turris batte Paganese 4-2, a Vibo Valencia Catanzaro che vince in maniera larga, netta, 3-0, e che così conferma il suo secondo posto. Vediamo la classifica finale, che è questa: Bari promosso in B con 75 punti, Catanzaro che chiude al secondo posto a quota 67, terzo il Palermo come vi dicevo a 66, Avellino 64, Monopoli 59, sarebbero 65 addirittura i punti del Monopoli, che lo metterebbero al quarto posto. Io direi che a questo punto il Monopoli è davvero in assoluto la più bella rivelazione di questo campionato. Virtus Francavilla 56, Foggia 54, 60 i punti conquistati sul campo, Torres 52, Monterosi 51, AZ Picerno 50. Sulla destra Juve Stabia con 2 punti di penalizzazione 49, Latina 45, Campobasso 44, poi ACR Messina 39 con il Taranto, 37 il Potenza, 30 la Fidelis Andria, 26 la Paganese, chiude la Vibonese a 21. Fidelis Andria Paganese sarà il play-out che si giocherà in doppia gara il 7 ed il 14 di maggio, ovviamente in vantaggio la Fidelis Andria che giocherà la gara di ritorno in casa. C'è un aspetto che non va dimenticato, visto che stiamo parlando della classifica. Siccome la Juve Stabia ha preannunciato ricorso avverso la penalizzazione di 2 punti, io non lo so chiaramente l'esito del ricorso di secondo grado, ma allo stato delle cose ha chiesto anche la sospensione dei play-off. Vabbè, lo dico per correttezza. Hai fatto bene ad evidenziarlo. Tra un po' vediamo allora gli accoppiamenti del primo turno per quel che riguarda i playoff, però ti chiedo, Aristi, avevamo commentato la vigilia, quest'ultima giornata sembrava scontata, ma poi in effetti non lo è stata tanto, ci sono stati alcuni risultati che comunque sorprendono. Sì, però se noi avessimo pareggiato o perso, saremmo arrivati ottavi. Significa che avremmo giocato la partita secca a Torre del Greco con l'obbligo di dover vincere. Mi pare che la Turris è nettamente la squadra più complicata. Sicuramente. Tra quelle, è un brutto io addirittura dico che è quella più complicata, escluso le tre che stanno avanti. Secondo me la Turris è anche meglio dell'Avellino, se vuoi sapere come la penso. Bisogna capire come arriva. Come sta in questo quindi, momento. Quindi io penso che la vittoria di oggi è molto importante, perché avere 2 risultati su, è vero che noi giochiamo in un certo modo, è vero che la Turris gioca in un certo modo, però giocare in casa con la curva sud presente e con i 2 risultati su 3 mi sembra meglio che giocare fuori casa. Assolutamente. Allora, gli accoppiamenti del primo turno dei play-off, che vi ricordo partiranno, salvo a questo punto, come diceva Aristide, rinvii legati al ricorso inoltrato dalla
Juve Stabia contro i due punti di penalizzazione. 1 maggio 2022, Foggia Turris allo Zaccheria, Monopoli AZ Picerno e Virtus Francavilla Monterosi. Queste saranno le gare in programma per questo turno ad eliminazione diretta. Dobbiamo andare subito allo Zaccheria, andiamo a raggiungere e a salutare Bruno Maizzi. Lo vedo già, Bruno Mazzi, che vedo già collegato con noi, e lo vedo anche in piacevole compagnia. Con lui c'è anche Giancarlo Pugliese, che ritrovo con piacere, entrambi sorridenti. Insomma, meglio questa stagione regolare non poteva concludersi, direi, no? Beh, se posso, chiedo scusa a Bruno se intervengo subito, se posso dire la mia, meglio poteva finire se non beccavamo la Turris adesso al primo turno, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, però, perché è l'unica squadra che ci ha battuto due volte nel corso della regular season. Però sicuramente è un motivo in più per batterla adesso. Ah, sicuramente, certo, giocare in casa con un entusiasmo che ci auguriamo ritrovato in tutta la piazza, nonostante magari qualche perturbazione, diciamo, nell'antivigilia della gara, di cui magari penso che abbiate modo di parlare in trasmissione, ecco, sicuramente è un dato molto 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 interessante e positivo. Bruno, allora, innanzitutto restituisci un po' l'umore dallo Zaccheria, immagino volti distesi, insomma, grande serenità, insomma, per questo risultato sportivo conseguito, che è comunque di rilievo e non va sottovalutato. Sì, c'è tanta soddisfazione, perché abbiamo incontrato uno degli avversari alla vigilia favoriti per la vittoria del campionato, anche se si è dimostrato nettamente inferiore al Catanzaro, che a mio avviso è la squadra più forte in assoluto del girone, e al Bari, che poi ha vinto. Secondo me non ha niente l'Avellino visto oggi non ha niente di più rispetto a molte altre squadre del girone. Poi naturalmente le motivazioni fanno tanto, abbiamo visto anche una squadra che aveva alcune assenze importanti come Maniero, Tito, Di Gaudio, che sono tre giocatori difficili da regalare ad un avversario, però prendiamoci anche i meriti di aver fatto una bellissima partita, perché anche noi avevamo degli assenti e comunque il nostro collettivo ha superato il collettivo dell'Avellino in tutti i reparti alla fine. E penso, Bruno, che abbiamo, penso Pino, che abbiamo visto anche un giocatore che può essere in chiave playoff un'arma, veramente un'arma in più, che è uscita fuori quasi dal cilindro. Mi sto riferendo a Di Grazia. Bravo. Che oggi in tante giocate ha mostrato davvero dei piedi eccezionali, sicuramente superiori alla media, alla cifra tecnica media di questa squadra. Quindi può essere, ecco, una soluzione in più molto interessante in prospettiva playoff, che ricordiamo sono gare secche in cui la giocata individuale può veramente fare la differenza. Sì. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, ma poi su, come dire, la prestazione di Di Grazia e su valore aggiunto che può rappresentare in questo post-season ne parleremo tra un po'. Vi chiedo, umori dalla sala stampa? Avete ascoltato qualcuno in particolare? Ci sono dichiarazioni da evidenziare? Non ho avuto feedback dalla sala stampa, perché eravamo qui un po' a scambiare delle chiacchiere con altri tifosi, quindi non abbiamo raccolto informazioni dalla sala stampa. Sì, diciamo che ci hanno, qualche tifoso ci ha riferito di qualche coro in favore di Zeman in tribuna, qualche tifoso che ha richiamato al passaggio di Canonico, ha richiamato un po' l'esigenza, diciamo così, l'urgenza di pensare bene al rinnovo di Zeman. Ecco, questo ci è stato riferito e questo vi riferiamo. Allora, aggiungo che, ma queste poi sono, come dire, sono anche dichiarazioni sulle quali torneremo tra un po', che il presidente, che si è affacciato in sala stampa, ha fatto in buona sostanza retromarcia, forse, rispetto al contenuto di quello che aveva detto venerdì sera, proprio nel corso della trasmissione di Massimo Marsico Contropiedi, e che aveva sollevato inevitabilmente
un polverone di polemiche. Ha detto Canonico che lui venerdì sera ha spronato la squadra e il mister con quelle sue parole, e ha ribadito che comunque questo suo Foggia è superiore a tante altre squadre. Poi, sul discorso specifico legato a Zeman, ha detto: dovrò contrattualizzare il suo staff, aspetterò la fine dei playoff per ragionare insieme a lui. Per ora dobbiamo pensare al calcio giocato e ad approdare ai playoff nazionali. Quindi pone comunque un obiettivo in questi prossimi spareggi promozione. Vi chiedo, allora, è un traguardo a vostro avviso possibile da raggiungere? Allora, secondo me questo discorso fatto da Canonico in questo momento è giusto, perché noi comunque dobbiamo affrontare dei playoff e bisogna focalizzare l'attenzione sui playoff senza mettere carne al fuoco, che potrebbe comunque distogliere anche la concentrazione e la preparazione psicologica di queste partite importantissime, perché sappiamo quanto sia importante anche il fattore psicologico. Poi ci sarà tempo, perché alla fine non penso che aspettare 4-5 settimane possa pregiudicare una trattativa per il rinnovo di un contratto. Io sono d'accordo sull'aspettare e concentrarsi sulle prossime partite da giocare. Carlo. Ecco, a me invece, Pino, mi piace ricordare le parole di Zeman prima, se non vado errato, di Foggia Campobasso, ecco, se non vado errato, quando, a domanda ben precisa su quale fosse l'obiettivo più realistico nella regular season per questa squadra, Zeman rispose senza un attimo di incertezza, parlo di settimo posto. Ecco, il settimo posto il Foggia lo ha raggiunto. Evidentemente la valutazione dell'organico che fa il tecnico e quella che fa il patron della società evidentemente è un po' differente, se noi andiamo a riconsiderare le dichiarazioni che ha fatto il presidente nella trasmissione di Massimo Marsico di venerdì sera. Evidentemente c'è un'idea un po' diversa sul valore della rosa. Io, per quello che serve, cioè pochissimo, vi dico la mia idea: questo organico nel suo complesso, per me, se noi guardiamo, ripeto, tutto l'organico, per me non dico che è un mezzo miracolo, però abbiamo fatto un ottimo risultato come settimo posto. Mi auguro però che ai playoff potremmo contare su una squadra sempre al completo, vale a dire con la presenza di quei 7-8 giocatori di qualità che comunque il Foggia ha. Se stanno tutti bene questi 7-8 giocatori, per me questa squadra può dire la sua contro qualsiasi avversario. Ecco, ci dobbiamo augurare questo, che non ci siano defezioni come purtroppo ce ne sono state nel corso del campionato in molti frangenti, che hanno dimostrato che il valore della panchina non è adeguato a quello, non è a livello di quello di questi 7-8 giocatori top che è il Foggia. Perché mi piacerebbe comunque anche capire, non so se poi avremo riscontro in questo senso, di quelle che saranno le dichiarazioni post gara del tecnico Derek Zeman, che in un primo momento parrebbe non partecipare alla conferenza stampa, però ho notizie contrastanti. Fra un po' comunque avremo aggiornamenti in questo senso. Tutto bene quel che finisce bene, per chiudere con voi evidentemente con questo collegamento dallo Zaccheria. Stasera, a vostro avviso, l'umore del popolo rossonero qual è a conclusione di quest'annata, insomma, che dobbiamo dire non è stata per nulla semplice, insomma, perché ci sono stati sicuramente dei momenti di difficoltà. Non dimentichiamo, fra metà gennaio e metà febbraio, insomma, quelle 3 sconfitte consecutive che poi credo non abbiano consentito alla squadra anche di poter ambire a una posizione addirittura migliore di quella conseguita. Una squadra che però, come da tradizione, sta venendo fuori alla distanza, no, direi? Come da tradizione per quel che riguarda le formazioni allenate da Zeman, evidentemente. Sì, sono d'accordo con Giancarlo quando dice che questa squadra può giocarsela con chiunque, e questo è l'umore, secondo me, al momento della tifoseria.
noi sappiamo che giocando in un certo modo non dobbiamo temere nessuno, affrontando le partite come abbiamo fatto con tutte le squadre di alta classifica alla fine, perché abbiamo sempre dimostrato con il pressing, l'intensità, la velocità nei cambi di gioco, e poi con questo, lasciatemelo dire un'altra volta, questo Peterman anche oggi è stato una spanna sopra gli altri, perché è un giocatore che ha un'eleganza e una visione di gioco, secondo me, di categoria nettamente superiore. Quindi il maestro d'orchestra c'è in panchina. Sì. Il maestro d'orchestra, abbiamo il maestro d'orchestra in panchina e uno in campo. E quindi io credo che continuando su questo spartito potremo giocarcela un po' con tutti gli avversari. Benissimo. Sì, io per quanto mi riguarda, Pino, posso solo aggiungere, oggi no, le curve erano chiuse, purtroppo, quindi non possiamo non abbiamo potuto vedere il calore delle curve per i noti motivi che sappiamo, e non possiamo sapere, ecco, gli umori delle curve. Quello della gradinata era ottimo, ripeto, abbiamo l'avversario adesso ai playoff peggiori che potessimo aspettarci per quello che ha detto il campionato, ma abbiamo 2 risultati su 3 e la gara in casa. Per l'eventuale turno successivo, Monopoli e Francavilla sono forse le squadre che ci stanno davanti, contro cui ci siamo espressi, soprattutto il Monopoli, ci siamo espressi meglio. Quindi ecco, un po' di fiducia adesso e spero anche di entusiasmo, spero che possano guidare la piazza ora. Certo, perfetto così. Chiudiamo dallo Zaccheria. Io vi rinnovo l'appuntamento evidentemente a domenica prossima, perché insomma, Giancarlo, immagino che torni a Foggia, no? Adesso rivai nelle Marche, però poi ti rivediamo da queste parti, per forza. Ovviamente sì, e spero di essere il fine settimana davvero molto molto presente. Bene, mi bene, auguro bene. Per tutto il mese. Bene, grazie a te, grazie a Bruno. Ciao a tutti. E grazie per il vostro contributo, come sempre. Grazie. Allora, torniamo e prendiamo spunto da un paio di riflessioni che arrivano con i commenti da casa. A proposito, linee telefoniche aperte, proseguite con i vostri messaggi WhatsApp, ma in maniera anche, come dire, più istantanea, anche con Facebook. Leggo un messaggio per te, Riccardo, Oscar, scusami, e un altro invece per il nostro Aristide, perché ce lo scrive una delle colonne di questa trasmissione, che è Riccardo, che questa sera non può essere da queste parti, bloccato da un altro impegno. Allora, questa riflessione di Francesco da Desenzano del Garda, che è sempre molto puntuale. Siamo ai playoff, da settimi in classifica, sarà per questo soddisfatto il presidente, al quale mi sento rivolgere un appunto. Per spingere la squadra a migliorarsi, non deve rilasciare dichiarazioni come quelle di venerdì sera. Zeman, prima ancora che un allenatore, specie ora 74 anni suonati, e soprattutto un maestro, capace di forgiare calciatori anche di modesto valore, restituendo a società e tifosi gioco, atleti veri e solide basi per il futuro. Altro che chiacchiere. Cordialità, come vi dicevo, da parte di Francesco da Desenzano del Garda. Questo per te, per Aristide, voglio leggerlo subito anche. Buonasera Pino e un saluto ad Aristide e a Oscar. Non credete che Canonico a questo punto dovrebbe dire se la possibilità di rinnovo con Zeman e il suo staff siano concrete e se non per quale motivo? Vostro Riccardo Ariostino, molto affettuoso, vostro Riccardo Ariostino. Partiamo con Oscar. Allora, sulla prima osservazione del tifoso, io dico, se noi facciamo 2 nomi soltanto, e direi quello di Merola e quello di Peterman, vediamo la differenza che ha detto Beppe Signori in settimana a Foggia tra un allenatore e un maestro. Merola è un ragazzino che è arrivato alla primavera dell'Empoli e all'inizio del campionato sembrava un pulcino bagnato, un pulcino sperduto, alla fine del campionato ce lo ritroviamo come un giocatore fatto praticamente. Il gol di oggi, ho letto un messaggio dei tifosi, prima sembrava il primo gol di Paolo Rossi con il Brasile, è vero, un giocatore secondo me importante, che purtroppo l'Empoli credo si riprenderà prestissimo, e l'altro è Peterman. Peterman inizia il campionato, dicevamo tutti, cominciare da me forse un po' lento, forse non ha i ritmi, ce lo ritroviamo a fine campionato, un giocatore fatto che può sicuramente non sfigura in nessuna squadra di Serie B. E poi, secondo me, il vero capolavoro, dal mio punto di vista, è quello di Curcio, perché Curcio è un giocatore che non è, diciamo, istintivamente buono per giocare nel 4-3-3 di Zeman. Secondo me è stato il giocatore determinante, perché anche quando Canonico
in maniera improvvida, anche in quel caso gli tolse la fascia di capitano, ha saputo reagire davvero capitano e oggi, sottolineo, diciamo, di Curcio, il gol fatto al 94esimo proprio in Foggia Catania, un giocatore che gioca 95 minuti, quando l'anno scorso giocava mezz'ora, 45 minuti, fortissimo, sempre stato forte. Quindi dico che ovviamente è anche strano discutere del valore di Zeman, diciamo, a questo livello del calcio, però devo dire che secondo me, per come è cambiato il calcio, per come è finto il calcio, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista del gioco vero e proprio, forse la dimensione vera di Zeman in questo momento è proprio la Serie C, perché in Serie C prendi dei giocatori che non hanno nessuna storia alle spalle e tu vedi che alla fine di un campionato una rosa che non partiva sicuramente con i favori del pronostico fa un campionato in cui fa divertire i tifosi, perché ecco, io questa è una cosa, diciamo, che mi piacerebbe fare, mi piacerebbe un sondaggio però davvero tra la gente, andare a chiedere a tutti quelli che hanno visto almeno 3-4 partite quest'anno del Foggia, a chiedere se sono soddisfatti di questa squadra, se si sono divertiti più quest'anno o l'anno scorso, e questo indipendentemente dal posto finale. Tu sai benissimo che io ho detto che anche se il Foggia non si fosse qualificato per i playoff, secondo me l'annata era positiva, perché io dico che sono state gettate le basi, qualora dovesse continuare questo progetto, e io su questo non è che sono molto scettico, ho un pensiero molto negativo, credo che purtroppo non continuerà, sono state gettate le basi per fare un grandissimo campionato il prossimo anno, fatto salvo che anche nei playoff secondo me ci divertiremo, perché io, diciamo, guardando la carta, io vedo due squadre che sono più attrezzate del Foggia e più forti, Reggiana e Catanzaro. Le altre... Stai correndo e stai bruciando troppo, anche un po' di... C'hai ragione, mi tiro indietro, io c'hai ragione, non si fa. Voglio sentire invece Aristide rispetto alla riflessione di Riccardo, legata, ecco, anche a questa scelta, a questa decisione che, come dire, adesso incomincia un attimino a prendere il sopravvento, anche se ovviamente guardiamo in questo frangente soprattutto ai risultati che arrivano dal campo, come è normale e giusto che sia. Vabbè, intanto io saluto Riccardo, ci manca molto, da un punto di vista proprio sia fisico che morale, lui mi tira su quando le cose non vanno bene. Cioè, bisogna pensare, come ha detto Oscar, ai playoff, bisogna lasciare andare via le polemiche che però non sono state messe su dalla piazza. Ma certo. Da alcune dichiarazioni che si potevano, a mio parere, evitare, ma diciamo andiamo avanti, perché noi dobbiamo essere anche pro Foggia. In questo momento noi è inutile che indugiamo su una cosa che abbiamo già detto. La domanda di Riccardo è una questione un po' più seria invece, parla di quello che può essere l'anno prossimo il rapporto tra 2022-23 tra il Foggia e Zema. Qui io mi permetto di dire ad Oscar, qua non si tratta di essere zemaniani o non zemaniani, qua si tratta di essere foggiani o non foggiani. Chi è foggiano e ha dal, diciamo, che voglio dire, è nato tra gli anni 70 e gli anni 80, non può che definirsi zemaniano nel sangue. Qui noi stiamo parlando non di un allenatore, stiamo parlando di un'icona di una provincia e di una città, non di un'icona di una squadra di calcio. Insieme a lui, non dimentichiamo mai, Peppino Pavone. Se facciamo questa diciamo, riflessione iniziale, siamo tutti quanti un po' più equilibrati nel valutare le cose. Se tu richiami Zeman, sai benissimo che devi creare le condizioni per tenere Zeman e devi preoccuparti poco di tutto il resto, a mio parere. Questo è quello che penso io. Perché chiamare Zeman, se tu hai fatto 6 promozioni con il Foggia, ci può pure stare, cambiarlo. Allora dici, vabbè, ho fatto 6 promozioni, sono un grande presidente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Nicola Canonico, a cui io voglio bene, intendiamoci, non sono una persona, io tra l'altro anche come presidente della fondazione ho avuto sempre un rapporto istituzionalmente corretto con Nicola Canonico. Però Nicola Canonico è arrivato da Biceglie, è venuto a Foggia e il primo anno ha chiamato Zeman. Credo che la riconferma di Zeman non abbia dei riflessi soltanto sulla questione meglio, peggio, decimo, nono, ottava, settimo. Significa creare i presupposti per, secondo me, avere una serena gestione dell'anno prossimo, partendo dall'idea che se tu non confermi Zeman
la piazza va in subbuglio. E poco, c'è poco da fare ragionamenti di altro tipo. Qui poi entriamo in un ragionamento su se ha fatto bene Zeman o non ha fatto bene. Devo dire, Oscar è un maestro di giornalismo, un grande, è però zemaniano, però siamo tutti e due zemaniani, cerchiamo di essere un po' equilibrati, cercando di non essere di parte. Zeman ha fatto, secondo me, è arrivato settimo in campionato, se non ci fosse stato abbiamo detto sesto, ma al di là del risultato finale, che a mio parere conta poco, se vuoi sapere come la penso io, Pino, sono state gettate le basi non di fare, paragonare questa squadra alla squadra dell'anno scorso, significa, secondo me, sputare, è come se un cattolico sputasse sull'immagine sacra. Di due sport diversi. Sull'immagine sacra. Stiamo parlando di due cose differenti. Qui da una parte si creano le basi per fare calcio, dall'altra abbiamo cercato di fare quello che era possibile. E Marchionne l'ha fatto anche fatto bene. Bravo, sì. Poi bisogna essere, l'abbiamo detto anche l'anno scorso noi. Ma qui stiamo parlando di un altro tipo di discorso. E confondere le due cose significa uscire fuori di testa. Qui noi abbiamo, in parte alcuni giocatori li ha detti Oscar, ma io non voglio dimenticare, a mio parere, un giocatore come Di Pasquale, non voglio dimenticare un giocatore come Sciac, non voglio dimenticare un giocatore come Dalmasso, ragazzino, non voglio dimenticare un giocatore come Ferrante, il quale è vero che non è il centravanti classico alla Zema, ma andando a far vedere l'armata... ma non ha mai avuto una stagione così prolifica. Sicuramente, caro Pino. Poi non ha giocato tante partite. Ha giocato tante partite. Non dimentichiamo Di Curcio, come diceva Oscar. Io di Curcio non sono mai stato innamorato, lo sai. Abbiamo detto. Davvero? Certo. Non mi sembra. Però quest'anno ha fatto meglio dell'anno scorso. Ma ha fatto meglio non in un'ottica, perché il calcio è un gioco di squadra. Quindi i numeri insegnano i maestri, sono significativi ma non sono tutto. Cioè, tu devi vedere un giocatore nell'economia di una squadra. Faccio un esempio, il Milan di Casacchi aveva un giocatore come Colombo che obiettivamente, se uno vedeva i numeri, poteva essere definito però anche un cesso, ma era un po' inamovibile. Curcio ritengo che abbia imparato, ha avuto l'umiltà di mettersi al servizio di questa squadra. Alla fine dei conti, a mio parere, tranne Rocca, che ha avuto una strana involuzione quest'anno e che obiettivamente non ho capito, poi bisognerebbe chiedere poi a chi ne sa più di me. È migliorato nella fine del campionato. Sì, è migliorato, ma non ha... Molto più brillante. Non è ancora... una cosa che... Mi aspettavo di più da Rocca quest'anno e che invece non sì, gol, i tempi di inserimento. I tempi di inserimento. Mi sono mancati questi. Sì, no, hai ragione, però ha fatto più fatica di Curcio, secondo me, perché mentre Curcio è un giocatore che intanto gioca in una parte io penso che però Rocca in queste ultime partite oggi ha perso un pallone, l'ho andato a recuperare sulla linea di fondo. Sì, ragazzi, e non dimentichiamoci un paio di infortuni che comunque lo hanno quindi molto. Quindi eccetto quello, io penso che la squadra ha reso una squadra che era un brutto natroccolo, un angelo che può spiccare il volo. Certo, sì. Allora mi dicono dalla regia, numeri vertiginosi questa sera, contatti davvero straordinari, grazie come sempre per l'attenzione che ci riservate. Dobbiamo andare a casa, c'è una telefonata, vi leggo però anche quest'altra riflessione. Buonasera ragazzi, sono Andrea di Foggia, però, che chiama da Lecce, che scrive da Lecce. Vi invito a fare una riflessione. Ipotizziamo il Foggia che vince i playoff. Stiamo ipotizzando, evidentemente. Ipotizziamo questa favola. Ma siamo pronti ad oggi ad affrontare la Serie B dal punto di vista della struttura, stadio e struttura allenamenti, e dal punto di vista tecnico, la squadra, ed economico, acquisti di livello per affrontare la Serie Cadetta? Anche questa mi sembra una domanda puntuale e molto appropriata. Magari fra un po' mi direte la vostra. Andiamo però a casa, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi abbiamo il piacere? Luigi, buonasera. Luigi da Foggia? Luigi da Foggia, sì. Prego. Allora, volevo spendere qualche parola sul presidente. Zeman non si discute, vita naturale durante non si discute. Volevo soltanto dire due cose. Una,
se con un altro allenatore e con questa squadra il presidente arrivava ai playoff. Prima cosa. Seconda cosa, io non so che cosa sia successo tra Canonico e Zeman, ma se prendi Zeman come allenatore, per la storia di Zeman, sai cosa va incontro. Cioè Zeman, a Zeman non bisogna dirgli assolutamente nulla né parlargli contro. Che ricordiamoci, con Casillo gli dette le chiavi del Foggia e disse fai tu. Grandissimo presidente. Altri tempi, ma è inutile che il Canonico dica viviamo di ricordi. Zeman è il presente, non è un ricordo. Zeman lo prenderebbero tutte le società, parlo della Serie B probabilmente. Ma io non so Canonico cosa voglia, lui è un imprenditore, benissimo. Hai affidato la struttura a Zeman? Lascialo lavorare, non dirgli nulla, non andargli contro. Perché altrimenti, io l'ho visto nelle interviste adesso a fine partita, c'aveva la faccia da dispiaciuto. Cioè, io stamattina l'ho incontrato Zeman al solito bar, dove va? Abbiamo scambiato qualche chiacchiera, qualche cosa. E l'ho invitato anche a cena, perché ho detto, caro mister, ho giocato l'uno fisso oggi, 200 euro, non è vero naturalmente, sulla vittoria del Foggia. Dico, se vinco andiamo tutti a cena. C'era lui, c'era il solito staff dei suoi amici, certo, e compagnia, certo, varia. Certo. Ma lo inviterò adesso, domani mattina ci andrò, ma lo inviterò perché è un signore, è nel vero senso della parola un signore del calcio, e chi ce l'ha c'ha l'oro nelle mani. Questo è tutto e buon proseguimento. Bene, grazie per l'intervento, buona serata, continui a seguirci su Mitico Channel. Ecco, direi che il pensiero di questo amico che è intervenuto questa sera rispecchi fedelmente in questo momento quello che pensa un po' la stragrande maggioranza della tifoseria rossonera. Allora, dobbiamo secondo me riflettere in maniera un po' pacata su due aspetti. Il primo aspetto è che il tifoso, e soprattutto il tifoso in una città come Foggia, che oggettivamente, diciamo, ha un grande tifo perché la città offre poco come alternativa. Bravo. Quindi nel calcio vengono riversate molte delle attenzioni che normalmente magari in un altro contesto, e delle aspettative che rivolgerebbe, che ne so, verso il teatro piuttosto che verso il cinema, o piuttosto per andare al mare o andare in montagna. Quindi non dobbiamo mai dimenticare questa cosa, e dobbiamo contestualmente dire che al tifoso che va allo stadio perché non ha molte altre alternative piace vincere. Quindi è chiaro che questa sera il Foggia, che arriva settimo, anche l'anno scorso si è qualificato, abbiamo detto, no? Però l'anno scorso, diciamo, le partite non sono state indimenticabili, diciamo così. Quest'anno il Foggia arriva settimo, si qualifica per i playoff, e la sensazione, ora non sto parlando come Oscar Bonamano, la sensazione che io ho respirato allo stadio tra i tifosi è che questa squadra possa... Ti puoi aspettare da questa squadra sempre di più, è sempre il massimo, ma soprattutto è una squadra che, anche se c'ha in campo alcuni giocatori che spesso balbettano, però è una squadra che è in grado di poter dare al tifoso, il tifoso si può aspettare da questa squadra il colpo vincente. Questo che cosa significa? Significa che è stato fatto un lavoro importante, lungo. Quando finì il periodo estivo, il preritiro estivo, tutti i calciatori dissero, a cominciare da Curcio, io me lo ricordo, dissero abbiamo lavorato molto, non abbiamo mai lavorato così, siamo stanchissimi, però siamo sicuri che abbiamo fatto un buon lavoro. E Zeman, che raramente si esprime all'inizio del campionato sul gruppo dei giocatori come si è espresso su questo Foggia, disse subito questo è un gruppo di bravi ragazzi. Sì. Che significa se Zeman dice un gruppo di bravi ragazzi? Significa che era un gruppo di ragazzi che si sono affidati a lui. E a fine campionato noi possiamo dire in maniera serena che i ragazzi hanno fatto bene a fidarsi a lui, e Zeman ha fatto bene a fidarsi di questi ragazzi, perché si può dire che oggi, con la partita di oggi, c'è un doppio risultato: l'aver raggiunto un obiettivo e l'averlo raggiunto giocando bene, allora, che è
il credo di Zeman. Allora, Zeman dice a me non è che non mi piace vincere, mi piace vincere. Posso aggiungere una chiosa che diventa anche motivo di riflessione, prendendo spunto anche da quello che giustamente hanno sottolineato Dallo Zaccheria. Oggi Zeman con l'11 mandato in campo anche un po' stupito sotto certi versi, no? Perché ci aspettavamo determinati giocatori, in effetti, però poi ne abbiamo visti altri. Io e te già ci eravamo confrontati e avevamo anticipato alcune perché, cose. Perché insomma immaginavamo che fosse preponderante, determinante conquistare il settimo posto e quindi magari anche rischiare qualcuno che non era al top. Zeman ovviamente, che ha questo gruppo quotidianamente sotto controllo, ha fatto le sue valutazioni, ha soprattutto capito che e in ottica playoff abbiamo tanti, troppi diffidati. Che non era il caso di rischiare e ha fatto altre scelte. C'è un giocatore però che in questi ultimi 180 minuti puntualmente lui sta schierando e che secondo me può essere il giocatore che può sparigliare le carte in questi prossimi playoff e che risponde al nome di Di Grazia. Un giocatore che noi non abbiamo visto praticamente per tutta la stagione, perché è stato sempre infortunato. Un giocatore, forse, fra i pochi che Zeman aveva indicato di volere alle sue dipendenze, un giocatore che ha ritrovato nel momento decisivo della stagione ed è un giocatore che, secondo me, sul piano tattico, forse lì davanti, è quello il prototipo, forse, dell'attaccante esterno che Zeman cerca. Ecco, ditemi un po' la vostra. Io dico veloce e passo la parola ad Aristide. Secondo me il tridente di Zeman quest'anno finisce di nuovo in doppia cifra, perché è il suo marchio di fabbrica. Io credo che sarà quel tridente che porterà il Foggia dove arriverà alla fine di questi campionati. Quindi Ferrante, Merola e Curcio. Di Grazia hai ragione, è un ottimo acquisto, ma con Ferrante in forma fisica credo che non trovi spazio. Io credo che il tridente sul quale Zeman punterà sarà Ferrante, Merola, Curcio, almeno inizialmente, e poi eventualmente si affiderà a Di Grazia, perché Ferrante c'è una caratteristica che, anche se non c'entra proprio nulla col gioco di Zeman, io sentivo Aristide i commenti a Eleven Sport dei commentatori, praticamente non capivano, parlavano di un altro sport, parlavano del centravanti ideale di Zeman, perché solo perché Ferrante segnava gol a raffica in un certo periodo del campionato. Però come ha detto anche Aristide all'inizio, i playoff sono delle finali di coppa, sono partite secche, quindi la giocata singola. Ferrante è un centravanti, diciamo, alla Boninsegna, cioè, capito? Un centravanti. Voglio ascoltare Aristide, però voglio anche leggere questo messaggio di un altro telespettatore affezionato che ci scrive dal Perù, da Lima, Alberto Costantino si chiama, dice: Canonico voleva andare subito in B per fare business e recuperare l'investimento fatto questa stagione. Le sue intenzioni sono quelle di fare una C dignitosa aspettando un futuro acquirente per recuperare l'investimento degli ultimi due anni e salutare la città. Vergognoso. È una riflessione che arriva da parte del telespettatore, come al solito, insomma, leggiamo sia le cose belle, le cose meno belle, ma sottraiamo. Penso che io, tu, Pino e Oscar, non ci siamo sottratti a fare le valutazioni, adesso indugiare ancora un'altra volta sulle stesse cose, dobbiamo parlare tutta la trasmissione delle dichiarazioni. No, significa... posso aggiungere soltanto una cosa, perché ovviamente in tanti in questo frangente mi chiedono, mi sollecitano magari anche riflessioni che, come saprete, insomma, da queste parti, per quel che mi riguarda, non sono state mai tenere nei riguardi della proprietà. In questo frangente, amici, io voglio guardare soltanto al campo. Non ha senso, non serve a niente adesso magari esporre il proprio pensiero, che comunque immagino avrete inteso e capito bene. Insomma, ci siamo espressi abbondantemente ad inizio di stagione, siamo stati spesso presi anche di mira perché, secondo qualcuno, eravamo esagerati. Infatti, come sempre, stanno dando ragione a quelle che erano le nostre riflessioni, ma aspettiamo che questa stagione poi si concluda per fare, come dire, un resoconto generale. Prendiamo tutto per buono in questo frangente, ci godiamo il Foggia di Zeman con le cose belle, le cose meno belle, con la convinzione che comunque, come dice giustamente Oscar, questa è una squadra che va in campo ed è capace di mettere in difficoltà chiunque. Poi certo, deve essere in giornata, deve trovare un avversario che magari non lo è, perché dobbiamo riconoscere che affronteremo, se supereremo almeno i primi due turni, squadre che sono molto più attrezzate del Foggia, e quindi non dobbiamo farci illusioni. Però ce li giochiamo e state pur tranquilli che
gli avversari del Foggia in questo momento non sono molto, molto tranquilli e felici di poterlo incontrare. Vai, Aristide. Allora, su quello che è stato detto, sulla questione Canoni. Allora, intanto io credo che c'è stato il contenuto delle dichiarazioni di venerdì, credo che indipendentemente da tutto è stato fatto anche un lavoro da parte di lo staff societario in relazione ai primi momenti di Canoni. Penso che anche il rapporto con questa, tra virgolette, emittente, televisione TV web, è cambiato completamente, dimostrando che a mio parere quando c'è da parlare in termini positivi, se si fa qualche volta un passo indietro, va detto, è meglio che chiarirlo. Dopodiché va anche detto una cosa, Pino, la verità. Qui noi dobbiamo renderci conto che al di là della valutazione sulla proprietà, come hai detto tu, noi dobbiamo fare una valutazione su quella che è la città di Foggia. Bravissimo. E quali sono le alternative, caro mio. Bravissimo. Perché se noi pensiamo, se noi, caro Pino, e tu, e questo lo ci siamo detto, se noi viviamo sulla Luna e teniamo il casco in testa e dobbiamo andare a finire sulla Luna, va bene, allora possiamo, però noi teniamo i piedi per terra. Assolutamente. E dobbiamo fare delle valutazioni rendendo un servizio anche alla gente, raccontando le cose come stanno. Allora, mandiamo via Tizio, mandiamo via Vecai e poi? No. Ma non è bello questo discorso, io dico mandiamo via, non mandiamo via nessuno. No, per dire. Mandiamo via nessuno. Bravo. A cominciare da Zeman, qui bisogna costruire. Bravo. Ma invece si va nella direzione. E questo e qua arriviamo alla nota dolente della vicenda. Qui noi ci siamo, non abbiamo compreso un aspetto molto importante, a mio parere, poi dirò quello che penso su Di Grazia, che secondo me è il vero punctum crucis della vicenda. Noi magici pensiamo che l'attuale proprietario del Foggia, Pino, sia, diciamo, uno che nel fatto calcio fino ad oggi, avendo a che fare su per giù con questo tipo di materia tra le mani, e non è così. Ha fatto calcio, ma ha fatto calcio in un'altra piazza e l'ha fatto con altre, avendo a che fare con altre persone. Qui stiamo parlando di una persona che è stato tra i massimi allenatori di tutti i tempi del gioco del calcio, quindi stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di uno che a Foggia è una divinità, non è un allenatore, è una divinità. Stiamo parlando con uno che da un punto di vista tecnico, quindi col suo staff e roba del genere, non ha mai voluto che nessuno mettesse becco. Quindi ci può mettere becco Vincenzo Cangelosi, ci può mettere becco Peppino Pavone e basta. Il resto se ne devono uscire fuori, come è normale che sia naturalmente. Allora questa è la realtà. Però chiudiamo la parentesi, diciamo, situazione societaria, certo, e cerchiamo di parlare di cose belle. Certo. Parlami di Di Grazia. Di Grazia, allora, Di Grazia è certamente il giocatore del Foggia, per me, più giusto del Tridente. È inutile che perdiamo tempo, pure è più giusto di Merola per me, perché ha delle situazioni di gioco che io leggo differenti, il cambio di passo, il cambio di direzione. Sul cambio di passo si vede che il ragazzo non è ancora il massimo, perché io 2-3 volte l'ho visto che è bravo a cambiare direzione perché ha la qualità tecnica, ma non ha ancora la rapidità, non ha ancora la rapidità sul lungo, esatto. E lui sul lungo è bravo, perché deve ancora lavorare su alcune cose, quindi il giocatore non è al massimo, però è un giocatore importante. Non dimentichiamo un aspetto: le regole dei playoff vanno conosciute, signori miei, non si gioca una volta a settimana, certo. Forse qualcuno pensa, infatti dopo l'uno il Foggia tornerà in campo se supera il turno. Allora inutile che ci diciamo le chiacchiere, il Foggia è il 4, se superiamo il Turris, e non è detto che superiamo la Turris, pensiamo una partita, certo, alla volta, certo. Però il 4 noi ci dovremmo presentare al 99,9% o al 90% ad Avellino a giocare la partita, la seconda partita. Quindi noi come ci presentiamo ad Avellino comunque con una squadra che si è riposata per 9 giorni e mezzo, che non ha fatto il primo turno, invece noi lo abbiamo fatto il primo turno, e che primo turno? Con 4-5 giocatori. Con 4-5 giocatori che probabilmente, quantomeno, anche se lui riproporrà la stessa formazione con la Turris o poi si vedrà, si penserà, saranno importanti i cambi. I cambi non gli ultimi 5 minuti. Io penso giocherà Ferrande con la Turris e Di Grazia da Avellino. Allora, secondo me, come hai detto tu, Pino, sono molto d'accordo invece con te. Penso che avere
giocatori come Gallo, che oggi è stato secondo me uno dei migliori, esatto, e che purtroppo è stato, ecco, io più che parlare della partita con la Turris, che mi fa incavolare, mi incavolo perché è stato squalificato secondo me il giocatore che è più in forma dopo Petterman a centrocampo, certo. E questa è una cosa che a me mi fa incavolare, perché perderemo un giocatore fondamentale. Speriamo di ritrovarlo il secondo turno. Per me il giocatore più zemaniano di tutti è Gallo. Gallo è partito molto bene. Poi ha avuto un calo. Quel tipo di giocatore. Gli dava l'ammonizione. No. E adesso è un altro giocatore. Ma è buono perché contro la Venezia giocherà a grazie Gallo. Zeman lo sta facendo giocare. Comunque. Mi sembra che la squadra sul piano fisico stia bene sul piano fisico, ma secondo me sta bene soprattutto di testa. Andiamo a casa per l'ultima telefonata di questa sera, perché vi ricordo che attorno alle 21 chiuderemo questo nuovo appuntamento di Rosso-Nero. Ti comunichiamo che sono quasi le 21. Sono le 20:52 in questo momento, quindi abbiamo ancora 10 minuti abbondanti. Allora, vediamo chi c'è a casa. Pronto? Pino, buonasera, sono Michele, ciao. Buonasera Michele. Michele, buonasera. Ciao. Ciao, ben trovato. Buonasera. Grazie, dici tutto. Ben rivisti a voi tutti. Allora, ascolta Pino, io facevo una riflessione, ovviamente non voglio mettervi nelle condizioni di dire la vostra, perché non vi voglio mettere in difficoltà, però io ho constato una forma di contraddizione di Canonico. Dirai perché? Perché io so che mi pare a giugno, se non mi sbaglio il 9 giugno a Bari si terrà un altro caso, un 700, no? Dove lui ha chiesto praticamente l'inibizione dell'incasso di assegno bancario alla Pindus, affinché la Pindus non mette in pagamento, quindi chiede l'inibizione affinché non vada ad incassare questo assegno bancario. Però poi nello stesso tempo, vabbè, ci sta questo 700, anche se due cause già le ha perse. Sono a chiedermi il motivo per cui poi lui, sempre nelle conclusioni di questa sua richiesta in questo 700, chiede la risoluzione contrattuale e quindi in questo caso una buonuscita possibilmente alta per lasciare il Foggia. È una contraddizione questa, a mio parere, per chi in questo caso fa dei rinnovi contrattuali. Come nel caso Michele, ci stai dando una notizia rispetto alla quale oggettivamente non possiamo replicare nulla, perché queste informazioni sono in tuo possesso e lasciano anche il tempo che trovano, perché poi è soltanto il tempo. Diciamo che la scelta a me è stato riferito. Sì, è soltanto il tempo che poi ci dirà quelli che possono essere i possibili scenari societari. Però ti ripeto, Michele, guarda, mi faccio anche violenza, però credimi, in questo frangente tergiversare ancora su quelli che possono essere presunti problemi a livello societario, diatribe e quant'altro, non serve a niente, perché in questo momento c'è soltanto, come dire, il campo che deve dare dei responsi. Sono d'accordissimo. Noi adesso dobbiamo soltanto attendere di capire questo gruppo te. Fino a dove può portare il Foggia, insomma. Tutto certo, qui, sono d'accordissimo con te, invito un po' tutti i tifosi, diciamo, a vivere serenamente questi playoff, a goderci l'ultimo Zeman, sperando che possa essere il penultimo, perché io dico sempre che i miracoli ogni tanto vengono a gara, vengono fuori. Il mio augurio, ma parlo per me personalmente, è che io possa avere l'anno prossimo un altro presidente, perché sinceramente non mi sento, diciamo, di avere, ma parlo per me stesso, un semplice tifoso, non mi sento di avere un presidente che mi fa fare sogni tranquilli. Se considero che comunque alla Pindus ci sta questa diatriba giudiziaria, alla Pindus al momento ancora non l'ha pagata, quindi se non ha pagato la Pindus, figuriamoci, mi chiedo io in maniera ignorante se mi possa garantire un grande campionato l'anno prossimo. Mi auguro che possa rimanere Zeman a Foggia, no, ovviamente non con Canonico, perché secondo va me bene, Michele, non sarà va mai bene, tutto va qua. Bene, molto chiariamo serenamente chiaro, questa cosa. Molto chiaro il tuo pensiero, ribadisco. Non cogliamo al volo quello che tu ci dici, perché ci interessa molto il campo. Poi figurati, insomma, quando sono calerà il sipario sulla stagione, sai quanti temi caldi
avremo sul tavolo e poi puntualmente li svisceremo, come sempre sappiamo, cioè, io quello fare che dico, alla da fine, queste parti con la nostra lente di ingrandimento. Pino, se non ci sarà nessuno è normale che rimarrà canonico, però io credo che un campionato stile Biceglie, qualcosina un po' di più, ma io oltre a questo non mi aspetto, ecco, io questo voglio dire, non mi aspetto oltre questo. Con Zeman invece ci sarebbe stato un progetto e sicuramente un futuro più roseo. Mi auguro di vederlo con Zeman e con qualche altro presidente, per me. Parlo personalmente per me, poi potrei anche sbagliarmi, mi auguro anche di sbagliare, ma se rimane canonico io personalmente non sono affatto fiducioso. Vi saluto, una buona serata a tutti. Salve. Va bene, grazie, grazie Michele, grazie per il tuo contributo. Allora, mentre dalla regia possiamo mandare in sovrimpressione magari anche lo score della partita, possiamo vedere anche le pagelle del match, noi torniamo un attimino a guardare, no, questo post season che sta per affacciarsi all'orizzonte. La Turris davvero secondo voi è il peggiore degli avversari che il Foggia possa incontrare in questo momento? Ma allora, la Turris noi l'abbiamo incontrata la prima giornata di campionato e abbiamo perso, quello era un altro Foggia però in casa. Io penso che francamente in questo momento, l'ho detto all'inizio bruciando, come hai detto tu, un po' di domande, secondo me io ho visto un po' anche le partite degli altri gironi, secondo me le squadre, penso che adesso a questo livello del campionato le squadre più forti del Foggia ancora oggi siano la Reggiana e il Catanzaro. Le altre squadre sono più attrezzate del Foggia, però il Foggia secondo me se la può giocare con tutte queste. Francamente, con tutto il rispetto per la Turris, non credo che può essere la Turris il Monopoli o il Francavilla a impensierire il Foggia di Zeman. Se la squadra gioca, perché appunto non stiamo parlando della rosa del Real Madrid, certo, se i giocatori a disposizione di Zeman sono tutti in buone condizioni fisiche, per me non ce n'è per nessuno. Ma non ce n'è per nessuno per distacco, e lo vedremo in campo. Perché torno a dire, togliendo la partita col Catanzaro, togliendo 3-4 partite in tutto l'arco del campionato, il Foggia non ha mai demeritato, è sempre uscito a testa alta in campo, in una squadra in costruzione, è stato tutto un work in progress. Oggi devo dire io che è facile giocare anche quando c'è giocatori sconosciuti già bravi. Quest'uomo, quest'anno, questo gruppo, perché io dico sempre Pavone e Zeman, ma anche il buon Vincenzo Cangelosi, che sta vicino a Zeman da sempre, perché Cangelosi faceva il secondo portiere, certo, e anche quando giocava era vicino di Zeman, hanno fatto un lavoro strepitoso, perché hanno lavorato su un materiale tecnico non eccellente. Quindi io dico, mi sento, guarda, come alla vigilia dei playoff di De Zerbi. Quella squadra, almeno per come me la ricordo io, sembrava imbattibile. E infatti era imbattibile quella squadra, perché aveva una rosa molto diversa da questa, con giocatori top per quella categoria. E purtroppo si è fermata a un attimo dalla Serie B e si è fermata per una serie, secondo me, dell'inesperienza e dell'irruenza del suo tecnico, miglior tecnico italiano in circolazione, certo, da zero. Zeman questo ci garantisce questo, che sicuramente se noi non andremo avanti non sarà perché sarà per un eccesso di furia da parte dell'allenatore, una squadra che giocherà in campo, diciamo, mettendo molta pressione. E volevo chiudere dicendo, ne parlavo prima con Aristide, che il pericolo, oggi c'è stato un buon arbitraggio, no? Però il pericolo per esempio di un'eventuale seconda partita da Avellino è che il Foggia e le squadre di Zeman non sono mai cattive, non giocano mai facendo il fallo, non fanno mai... È giusto, fai bene, mentre l'Avellino oggi ha giocato sistematicamente sulle gambe dell'avversario. È stato bravo l'arbitro a espellere forse nell'occasione... Direi finalmente una direzione arbitrale all'altezza, giusta, quest'oggi. È stato un buon arbitraggio. Non mi è dispiaciuto questo direttore di gara, che poi fra l'altro non era quello designato alla vigilia, perché c'è stato un cambio all'ultimo momento. Non lo sapevo, quindi vedi? Infatti c'è stato un cambia all'ultimo momento, e forse anche questo avrà inciso. Allora, devo una comunicazione agli amici che ci seguono da casa, poi vado da Aristide velocemente. Il convegno aeroporto Gino Lisa, volano per il nostro territorio, che il comitato Vola Gino Lisa ha organizzato per il prossimo 29 di aprile presso l'auditorium della Camera di Commercio di Foggia, potrà essere seguito in diretta anche su Mitico Channel, media partner dell'evento. Un altro sforzo sul piano tecnico e organizzativo dunque della nostra web TV. Aristide? Ma è la partita più complicata di quelle che ci poteva capitare arrivando settimi, perché non ci poteva capitare nella Virtus Francavilla nel Monopoli, tra Monterosi, Picerno e Turris, credo che non ci sono dubbi che è la peggiore. Però, insomma,
immaginiamoci che per poter arrivare alla fase nazionale noi dobbiamo giocare con la Turri, se poi fosse con l'Avellino non è che ci possiamo creare il problema con, cioè, chi giochiamo. Pensate, perché è il 3-5-2 della Turris che ci mette in crisi? O sono le caratteristiche dei singoli? Ma non è un problema di 3, ma non è un problema di 3-5-2 o 4-3-3 o 3-4-3, Pino. La storia del 3-5-2 è una storia lunga. Il 3-5-2, oggi anche l'Avellino in partenza aveva il 3-5-2 e ha avuto delle difficoltà. Il 3-5-2 del Catanzaro... Perché dipende da quelle che sono le caratteristiche degli esterni. Perché, perché il 3-5-2 del Catanzaro era tutto un'altra cosa. Il Catanzaro è una squadra, diciamo, di un'altra categoria rispetto a noi. Allora, quindi il problema non è intanto come stai tu, intanto come sta l'avversario, intanto la qualità. E la Turris è una buonissima squadra. Certo. È una buonissima squadra che avrà, ci potrà mettere in difficoltà, ma noi abbiamo le carte anche per noi per mettere in difficoltà la Turris. Come diceva Oscar, loro sono arrivati nel loro momento migliore e noi siamo arrivati nel nostro momento peggiore, sia all'andata che al ritorno. Ritengo che con i recuperi di Garattoni, i recuperi di Di Pasquale, i recuperi di Ferrante, credo che il Foggia sia un tantino favorito in partenza, pur dicendo che è una partita molto complicata, può capitare di tutto. Però vedi, Pino, noi non dobbiamo... Mi preoccupano molto i loro attaccanti. Sì, ma noi non dobbiamo... Sì, ma io voglio dirti questa, cosa qui, lo dico in partenza, ma non per mettere le mani davanti, ma per avere... perché sono, ci credo veramente. Allora, il problema però, noi non dobbiamo attendere la partita con la Turris per dare un giudizio definitivo di quest'anno, di come quest'anno... possa, la partita con la Turris possa poi incidere sulle scelte future, non di Canonico, di una società, diciamo, normale che vuole dare un giudizio sulla stagione del Foggia. La stagione del Foggia per me è comunque positiva, dopodiché se battiamo la Turris sarà ancora più positiva, però non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo detto prima per quanto concerne le basi che sono state messe su in maniera precisa, certosina, dallo staff tecnico e da Zeman in primis e Pavone, per un'annata eventuale dell'anno prossimo foriera di soddisfazione, a prescindere dalla partita. No, ma posso dire una cosa molto semplice? Secondo me adesso il campionato è finito, siamo riusciti a fare un buon campionato. Adesso, Pino, secondo me la cosa migliore è che noi lasciamo da parte tutto e proviamo a goderci quello che viene. Bravo. Sperando che siano molte partite, ma anche se fosse una sola, sediamoci a questo punto. Bravo. Aspettandoci molto, perché io adesso mi aspetto molto e conoscendo Zeman, Pavone e Cangelosi, loro saranno in grado di preparare questa partita benissimo. Dobbiamo aspettarci molto e godiamoci la partita. Dopodiché la partita, e qui faccio ritornare lo zemaniano che è in me, il risultato non mi interessa, mi interessa uscire dallo stadio soddisfatto, e io sono convinto che se uscirò dallo stadio soddisfatto per l'impegno dei giocatori, questa squadra è una squadra che può vincere le partite. Certo, giusto, sacrosanto, e condivido con me sempre il vostro pensiero. Siamo in conclusione, stasera trasmissione molto, molto smart, ma insomma ricca di contenuti. Vi ricordo domani sera l'appuntamento con la partita dei Mitici, torna dunque Biagio Porricelli con i suoi ospiti, ma permettetemi in conclusione anche di questo nostro appuntamento settimanale di come dire, complimentarmi con gli amici dell'Audace Cerignola che oggi hanno coronato un grande sogno, perché il Cerignola dopo 85 anni, pensate, torna in Serie C. Notizia. E questo è, come dire, un grande traguardo per il calcio di Capitanata, che bisogna salutare con grande soddisfazione, perché può fungere da traino anche per migliorare un po' tutto il movimento. Verissimo. Secondo me, a livello provinciale. Certo. Allora, bravi a Elio Di Toro, a Michele Pazienza, che sono cari amici, fra l'altro, al club in generale, a Cristian Agnelli, uno della Nidiata Rossonera, insomma, che è come dire, verso la fine della carriera, capitale, che si è tolto un'altra grande soddisfazione. Cerignola che sarà in C l'anno prossimo. Ci sarà il derby? Boh. Non lo possiamo ancora dire con certezza, perché noi siamo impegnati su un altro fronte, su un altro versante, quello dei playoff. Però per il momento davvero complimenti sentiti per l'Audace Cerignola. Ci fermiamo qui. Tu sei qui, quindi. Ci vediamo, certo. E quindi
torni a trovarci da queste parti. Sicuro. Aristide, è inutile che te lo stia a chiedere, evidentemente. Aspettiamo soltanto di conoscere l'ora della partita. Sarà una giornata, che la Lega penso, una festa dei lavoratori molto complessa. Penso che la Lega domani ufficializzerà le date. Andiamo a rivedere in chiusura gli accoppiamenti playoff. Foggia settimo, lo ricordiamo. Foggia che chiude con 60 punti conquistati sul campo, chiude con quello che era l'obiettivo che riteniamo che Zeman e i suoi ragazzi avevano messo nel mirino. Sguardo alla post season, al primo turno, si gioca il 1° maggio, rivediamo le gare. Foggia Turris allo Zaccheria, non conosciamo ancora l'orario del match. Monopoli a Z Picerno, Virtus, Francavilla, Monterosi. È proprio tutto anche per questa sera con 90° Rossonero. Grazie per essere stati con noi, siete stati non tanti, di più anche questa sera. Questo ci inorgoglisce particolarmente. A domenica prossima. Buona domenica. Poi mi ha insegnato che il calcio non era quello che ho fatto io per tanti anni, ma era un'altra cosa, e poi il mister ha dimostrato in tutta la sua carriera, insomma. Che calcio è quello di oggi, soprattutto quello di Serie A rispetto al vostro calcio? È un calcio che purtroppo molti scimmiottano, il fatto di questo tiki-taka con i possessi di palla all'infinito nella propria metà campo. Il calcio che facevamo noi era veloce, arrivare prima possibile a fare gol, e dall'altra parte adesso è un po' più ragionato. Il ricordo più bello che le viene subito in mente pensando a quando vestiva la maglia del Foggia? Ma ce n'ho tantissimi. Ma i gol ne ho fatti diversi, anche importanti. Forse il primo anno che siamo partiti a meno 5, il gol a Catanzaro che ha cambiato un po' tutta la nostra stagione. Prima di chiudere le chiedo le emozioni che prova quando torna in questa città. Le emozioni sono tante, perché io insomma ho giocato 30 anni fa qua, e avere attestati ancora dopo 30 anni di stima, gente che comunque si ricorda di quello che abbiamo fatto, questo mi fa molto piacere. Le migliori macchine da caffè, pausa caffè, le migliori capsule originali, pausa caffè, le migliori capsule compatibili, pausa caffè. Pausa caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, pausa caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand: digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline. www.madecommunication.it. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Ascodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva.